Ah, che bello tornare da scuola a vedere che i miei iscritti mi amano. Beh, raga. Beh, raga, finalmente, final fucking mente, siamo tornati su YouTube. Ma io pensavo di essere un personaggio. A proposito di personaggi, raga, grazie per il supporto dell'ultimo video, mi avete distrutto. Sono un po' malaticcio, raga, quindi scusate se non sarò in forma in questo video. Ma io partirei subito con ringraziarvi per il Games Week. Perché comunque quest'anno ho notato che ciò che faccio viene ripagato. Ma vaffanculo. Quest'anno il Games Week ha fatto cagare, figa. Ha fatto cagare per dei bambini di merda. Puzzate, figa, statemi lontano. Troppo cattivo. Raga, questa clip che andrò a fare è per Coda Fratello Orso. Per Coda, raga. Per Coda! Tornando al discorso, raga, siamo seri in questo video, siamo molto, molto seri. È un discorso da non prendere sotto gamba. Cito un prete a una minorenne. Come avete letto dal titolo, ho avuto un attacco di panico. È il mio primo e ultimo, spero. Diciamo che ci sono due lati della medaglia di questo Games Week. Allora, ci sono sempre andato, è da 4-5 anni che ci vado. Mi è sempre piaciuta. L'anno scorso era figo perché c'era lo stand di Melagodo e io ero ancora nel limbo, no? Tipo tra nessuno mi conosce e sto diventando un pochino conosciuto. Quindi mi infilavo nei vari stand. Quest'anno io, non avendo partner, non potevo entrare da nessuna parte. Ma se da piccolo mi chiamavano Sly Cooper, un motivo c'era. Il giumbone, raga, si infila ovunque. In pratica, raga, quest'anno, non avendo partnership, l'unica cosa che potevo fare al Games Week era girare e basta. Sarò sincero con voi, raga, io non vado al Games Week per fare il VIP. Io vado al Games Week, raga, per vedere Brat. Con la squad di Fortnite io mi vedo una volta all'anno. E quella volta all'anno è appunto al Games Week, praticamente. Diciamo che il Games Week è la nostra rimpatriata, no? L'anno scorso si riusciva a stare tutti in gruppo, si riusciva a stare tutti assieme. Quest'anno era molto molto più difficile. Faccio un piccolo esempio. Mi ero messo a fare un po' di foto autografi, perché comunque ci tengo ad accontentare. Cioè, se è una cosa che vi fa piacere, io la faccio. Però deve esserci una sorta di tipo rispetto da ambedue le parti, no? Era l'ora di pranzo, quindi insieme agli altri mi sono detto: ok, raga, adesso andiamo da qualche parte a mangiare. Figa, non l'avessi mai detto. Tutti mi hanno seguito. Diciamo che me l'aspettavo che fosse un casino quest'anno, ma non così tanto. Cioè, quest'anno letteralmente io scappavo dai miei iscritti. Ovunque andassi, anche in bagno per dire, c'era la gente che mi seguiva. Cioè, neanche una moglie gelosa ti segue così tanto, raga. Piacevole, ma forse un po' troppo, non lo so, cioè. E quindi la cosa mi metteva un po' ansia, no? Cioè, io non sono un tipo molto sociale. Cioè, se c'è un luogo pubblico, diciamo, lo evita volentieri. Sto cercando di combattere questa cosa perché sono un po' obbligato a farlo se voglio fare lo youtuber. I got cancer soltanto dicendolo. Però, cioè, per farvi capire, io giravo per il Games Week e tutto ciò che sentivo e vedevo era questo. Figa, mi sentivo il papa passare lì in mezzo, Dio cane. A parte gli scherzi, raga, è piacevole. Cioè, lo dicevo anche l'anno scorso, vedere le persone alle fiere che ti fermano, ti fanno complimenti, ti parlano, è un feedback diretto. Cioè, è comunque bello. Anch'io spesso e volentieri mi sono fermato a parlare con voi. Un ragazzino che si è avvicinato con un cubo di Rubik e gliel'ho risolto in 8 minuti e mezzo. Un sacco di gente mi ha portato dei regali. Un ragazzo, Francesco, se non sbaglio, mi ha regalato un cappello originale Supreme, raga. Cioè, è originale. Poi mi hanno regalato del cibo in scatola per cani. Adesso non lo so, magari a fine mese cerco di recuperare tutto e farvi vedere i regali. Non ho firmato tette quest'anno. Ho fatto piangere un'altra ragazza. Scusa se lo dico, però tipo, what? Giumole, stai facendo piangere tutte, eh? Sono successe tante cose. Non sono fatto per queste cose. Cioè, a un certo punto, raga, c'era la polizia che mi ha preso e mi ha scortato. La polizia dalla mia parte, raga. Insieme ad alcuni iscritti ho preso di peso delle transenne e ho creato una sorta di stand personale fatto a triangolo. E qua già state sentendo un po' la puzza di ciò che stava andando male. E comunque, quando vedevo che non mi facevano entrare in nessuno stand, quando vedevo che riuscivo a trovare un posto dove stare, quando vedevo che anche il mio gruppo di amici se ne stava andando da me perché nessuno voleva starmi a fianco, cioè seriamente, a quel punto ho cominciato a preoccuparmi tantissimo della serie: ok, figa, adesso che cazzo faccio? Sono da solo. E a vedere foto e video sembra tutto fantastico, tutto bellissimo, tutto meraviglioso, della serie wow, minchia, vorrei essere nei tuoi panni. Per carità, è bello, è figo, dopo 20 anni che non ti cagava nemmeno tua madre. Però, raga, c'è
il lato oscuro della medaglia. Cercherò di spiegarvelo in modo semplice. Avrete presente Pippo quando mangia le noccioline che diventa super Pippo, no? Gli basta poco, no? Gli basta quell'input per diventare super Pippo. Ecco, stessa cosa più o meno per me. Adesso non mangio noccioline, non fumo, non mi drogo, non faccio nulla, però mentalmente rilascio tipo endorfina, no? In modo tale che io controllo la mia endorfina. E quindi diciamo che riesco a controllarmi abbastanza. Però il potere di super Pippo non dura per sempre, la nocciolina prima o poi. Ecco, stessa cosa per Jumbo, raga. La durata dell'essere Jumbo, io non posso stare tutta la giornata Jumbo Drill. Avrei voluto ogni tanto dei momenti di calma in cui poter riposare e in cui non dover dire ogni 2 secondi SOS. Io lo capisco che dal vostro punto di vista ero anch'io una volta come voi, cioè ero un plebeo di merda, nessuno mi cagava, speravo nell'incontro con lo youtuber perché i miei genitori non mi volevano bene. So che li ponete tanto nell'incontro con lo youtuber, no? Con il vostro fallito preferito, però vorrei anche stare un po' con i miei amici, con gli sfigati con cui gioco di solito, che non vedo mai appunto se non a Games Week. Cioè io non sono come gli altri youtuber che va in giro con gente con i suoi stessi like, ecco, io voglio stare con i miei amici, tipo Worry che non se lo caga nessuno, cioè con Safe Sly, figa. Io non sono il tipo che scala le sue amicizie fino ad arrivare a Fedez, ecco. Mi accontento di avere quei finocchi di Vrat, Joe, Worry e compagnia bella. Quindi diciamo che se dal vostro punto di vista era tutto bello, tutto divertente, dal mio era molto pressante, no? La situazione era, come glielo dico adesso ai miei iscritti che vorrei stare un po' da solo? Cioè io avevo tantissima, tantissima paura di deludervi, e quindi questa paura di deludervi, ma allo stesso tempo di voler stare da solo, mi ha impappettato il cervello, cioè c'era il mio cervello che... così figa, è crashato su se stesso. Qui arriva la parte brutta, ovvero l'attacco di panico. Il tuo cervello che si rifiuta di essere uomo e diventi finocchio tutto a un tratto. Sinceramente io questa cosa non volevo dirla, mi vergogno dirla, però poi ci ho pensato un attimo e ho detto: minchia, ma sanno che mi sono sbrotato in bocca, cazzo gliene frega di un attacco, cioè nel senso, voglio giocare a COD, ma non a questo. Raga, a 20.000 like figa compro un nuovo COD, non me ne frega. Per chi non lo sapesse, raga, l'attacco di panico è quando, no non lo voglio dire, mi vergogno, proprio il tuo cervello collassa. Non l'avevo mai avuto, conosco un sacco di gente che ha avuto attacchi di panico. Io sempre presi sotto gamba della serie 5 minuti di attacchi, poi stai bene, non te ne frega un cazzo. Invece no, raga, è terribile perché un po' di ore proprio ti prende malissimo. E quindi ho chiamato Worry e Sly, che ringrazio tuttora. Gli ho chiesto di portarmi via, se così si può dire. E infatti un sacco di gente è rimasta delusa proprio quel giorno lì, quando ho rifiutato di fare foto. Mi dispiace anche per quella ragazza che ho visto in metro. Si sarà disiscritta e metterà dislike a ogni video. Però mi dispiace perché c'era questa ragazzina carinissima che mi fa: ciao Jumbo, ti stimo un sacco, possiamo fare una foto? No, scusa. Quindi nulla, diciamo che mi è dispiaciuto non poter accontentare tutti. Ma mica, però a parte gli scherzi, dentro quegli stand c'era un odore, figa, un naso prorompente, quindi l'odore che entra dentro è tanto. Sinceramente non so se andrò al prossimo Games Week, non so se andrò più alle fiere. È bello, è bellissimo, però preferisco starmene al calduccio in camera mia, con la mia puzza. Non so cosa dire, mi dispiace per tutte le persone che ci sono rimaste male, ecco. Noi ci vediamo al prossimo video. Ah, ho di nuovo una partnership. Torniamo al lavoro. Perché le mie labbra sembrano un buco di culo?